Questo programma è offerto da Marcello Dell'Utri era l'intermediario tra Cosa Nostra e la mafia e dava i soldi di Berlusconi ad Antonino Cinà. Tramite mio zio Raffaele Ganci il denaro arrivava a Totò Riina. L'ha sostenuto, deponendo al processo sulla trattativa Stato-mafia, il pentito Antonino Galliano. Il collaboratore di giustizia ha raccontato che ci sarebbero state due fasi nel rapporto tra Berlusconi e la mafia, prima e dopo la guerra di mafia degli anni Ottanta, con Marcello Dell'Utri nel ruolo di mediatore. Cefalù, nel pomeriggio scorso, un padre e sua figlia decidono di fare un bagno nella spiaggetta di Largo Eroi del mare. Fin qui nulla di strano. D'un tratto però i due forse si allontanano troppo dalla riva e, complice l'ingrossamento del mare, cominciano a chiedere aiuto mantenendosi a galla faticosamente. Dalla spiaggia si alzano un uomo e una donna che, avvistato il pericolo, non ci pensano due volte e corrono in mare per salvare padre e figlia. Concetta Miceli e Carmelo Fertitta riescono a trarre in salvo delle onde l'uomo e la bambina, trascinandoli eroicamente in spiaggia. Un'ovazione scatta da tutti i presenti, mentre il padre e la figlia non smettono di ringraziare i due eroi. Questo è stato il secondo salvataggio compiuto nella zona in una sola settimana. La cittadinanza si chiede il perché mancano adeguate misure di prevenzione come salvagenti o dei bagnini. Un colpo di 11.000 euro, quello messo a segno nella sede della Banca Carige in via Diaz a Palazzo Adriano. Ciò che fa realmente notizia è che a comandare il quintetto di rapinatori è stata una donna che si è resa protagonista assoluta della rapina. La donna, infatti, ha convinto con risolutezza gli impiegati della banca a far aprire sui complici l'ingresso di Sabile per irrompere nell'istituto di credito e fare così razzia dei soldi custoditi nelle casse dei vari sportelli. Per fortuna tutti tra dipendenti e clienti sono rimasti illesi. La polizia adesso indaga nella speranza di prendere la capobanda e i suoi complici. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. Alessandro Accetta, impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante. Manhattan Coffee & Drink, il locale giusto dove puoi trascorrere le tue serate in allegria. Da lunedì alla domenica ogni scusa è buona per raggiungerci al Manhattan. Puoi divertirti insieme a noi tuffandoti nelle allegre serate a tema del lunedì. Puoi esibirti in divertenti performance canore con il karaoke.
sabato puoi scatenarti con le serate disco o gareggiare con i tuoi amici al quizzone della domenica. Non hai più scuse, ti aspettiamo al Manhattan. Il gruppo Onda Energia ha comunicato attraverso una nota la sospensione della trattativa per l'acquisizione di APS, Acque Potabili Siciliane. Dopo mesi di trattative e centinaia di migliaia di euro investiti per partecipare al servizio dell'acqua della provincia di Palermo, Onda Energia si è accorta delle condizioni fuori norma degli impianti che rischiano di travolgere l'azienda. Dopo mesi di trattative e centinaia di migliaia di euro investiti per partecipare al servizio dell'acqua della provincia di Palermo, Onda Energia si è accorta delle condizioni fuori norma degli impianti che rischiano di travolgere l'azienda in serie responsabilità penali e ha dovuto quindi rivedere i suoi propositi per i gravi rischi che l'iniziativa implica sotto il profilo penale ed economico. A seguito di un ricorso presentato dalla mia amministrazione, ha dichiarato l'ex sindaco Nino Parisi dalla sua pagina Facebook, con una sentenza di appello ci sono stati restituiti gli impianti e la gestione del servizio idrico. A proposito di quanto sostenuto da Onda Energia sugli impianti fuori norma, ricordo che a suo tempo, da sindaco, ho presentato un esposto sullo stato del depuratore e per l'inquinamento del tratto di mare sotto la stazione ferroviaria, determinato a mio avviso da una falla apertasi nel pannello a mare che scarica le acque dal depuratore. Da pochi giorni ho ricevuto la richiesta di archiviazione dell'esposto. Evidentemente ho sbagliato qualcosa io. Nuova pulizia antimafia da parte dei carabinieri di Partinico, che hanno dato esecuzione al decreto di confisca dei beni nei confronti dei fratelli Gaspare e Giuseppe Bacarella, ritenuti appartenenti alla famiglia mafiosa di Borgetto. Il valore complessivo dei beni è pari a 600.000 euro. Degli accertamenti svolti inoltre è emerso come il patrimonio confiscato non trova giustificazione nelle reali disponibilità economiche dei due fratelli. Si ipotizza dunque che l'acquisto di diversi immobili e terreni agricoli siano il frutto di attività certamente criminali. Si indebolisce così, grazie al duro lavoro dei carabinieri, uno dei mandamenti più ricchi della provincia di Palermo. Futuro tra le Madonie sarà posizionata all'ingresso del teatro comunale intitolato a Paolo Borsellino una scultura dedicata alle vittime delle stragi di mafia di Capaci e Via D'Amelio, a firma di Letizia Vassallo. Il progetto è stato voluto dal comune di Caltavuturo e dalla segreteria provinciale del SIULP Palermo. Sarà presentata nel corso della tavola rotonda dal titolo Ricordo dei caduti delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, che si terrà sabato 12 luglio alle ore 10.30 all'interno del Parco delle Rimembranze di Caltavuturo. All'incontro parteciperanno il sindaco Calogero Lanza e Giovanni Assenzio, segretario provinciale della SIULP Palermo, ma anche il questore di Palermo Maria Rosaria Maiorano, l'assessore regionale alla sanità Lucia Borsellino e tanti altri. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Alessandro Accetta, impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni
ricorrenza, un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. In occasione del 390° festino di Santa Rosalia, oggi venerdì 11 luglio 2014 alle ore 21 presso la Cattedrale di Palermo si svolgerà il concerto Meditazione. Si esibiranno il coro della Cattedrale di Palermo, il coro Sancte Josef e il coro Sant'Ignazio di Loyola diretti dal maestro bagherese Mauro Visconti. Le meditazioni e i testi sono a cura di Nicolo Tomasello, la voce recitante di Donatella Cerlito, all'organo il maestro Vincenzo Tarantino. I solisti sono Michele Romeo, Nicolo Tomasello ed Emanuela Musso. Roccamaris, incontri d'estate al castello. Questo è il titolo della stagione proposta da Sicilia Antica, che verrà ufficialmente presentata sabato 12 luglio al castello alle ore 19, con la presenza dell'autorità, dei cittadini e degli artisti che proporranno i loro spettacoli e momenti culturali. Seguirà poi la prima visita guidata a cura dell'associazione all'interno del castello, che verrà ripetuta poi tutte le settimane. Il calendario avrà inizio il prossimo 14 luglio, con la partecipazione dell'attore cefaludese Marco Manera, con il suo spettacolo Magaria. Il 16 luglio verrà presentato il libro Addio Malaria, il Novecento tra storia e memoria di Miram Cerami. Il 18 luglio un concerto nell'ambito della rassegna Scelsiana 2014, il 19 il giorno della memoria e il 22 luglio la notte della poesia. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti. Al castello, fino ai primi di settembre, sarà una stagione estiva ricca di appuntamenti. 3 eventi teatrali, 7 eventi musicali, 2 serate dedicate alla memoria di personaggi importanti per la comunità, 3 presentazioni di libri, 3 serate speciali e 1 apertura notturna. La calda estate e le robuste onde del mare porteranno sulle coste della romantica Sant'Elia, da mercoledì 25 giugno, Le Voci del Mare, un concorso canoro patrocinato dall'ACAS, Associazione Culturale Arte e Spettacolo, e dall'emittente televisiva Canale 8. La competizione avrà luogo presso il chioschetto del Belvedere di Sant'Elia. Partecipare al concorso è semplice, basta compilare il modulo di iscrizione o in alternativa basterà collegarsi al sito ACAS www.artespettacolo.it ed effettuare l'iscrizione online sull'apposita area Iscriviti al concorso Voci del Mare. La quota di partecipazione è di 20 euro. La competizione sarà suddivisa in diverse fasi. Una prima di eliminazione, dove i concorrenti iscritti avranno diritto a 3 esibizioni, durante le quali verrà attribuito un punteggio da parte di una selezionata giuria. Solo 30 saranno i concorrenti che si guadagneranno i quarti di finale, che prevedono una sola esibizione con lo stesso criterio della fase precedente, ma questa volta solo in 15 passeranno alla semifinale. Il gran finale vedrà esibirsi i 5 migliori concorrenti e avrà luogo negli studi televisivi di Canale 8, rigorosamente in diretta televisiva sul canale 611 del digitale terrestre. Una competizione all'ultimo SMS, infatti saranno proprio i telespettatori che potranno esprimere la loro preferenza con un voto parziale della giuria. Ricchi premi in palio, al terzo classificato spetterà un'intera giornata all'interno di un villaggio turistico, al secondo un mese di lezioni gratuite all'interno dell'Accademia Arte e Spettacolo dell'ACAS e al primo classificato andrà la possibilità di incidere in uno studio di registrazione un brano con la realizzazione di un videoclip. Un'estate all'insegna della buona musica dunque, per rinfrescare una lunga estate caldissima. Questo programma è stato offerto da
Una buona giornata a tutti gli italiani che si affidano alle previsioni di ilmeteo.it. Aggiornamento meteo per venerdì 11 luglio. Gea si sposta ulteriormente verso oriente, poche piogge al nord e al centro, qualcuna in più al sud. Ecco il dettaglio: al nord tempo decisamente migliore con il ritorno del sole su tutte le regioni. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso con le precipitazioni che riguarderanno soltanto i settori alpini e prealpini del nord-est, nubi più intense sulla Venezia Giulia, qui anche con qualche piovigine residua. Al centro nubi e precipitazioni interesseranno soprattutto le zone appenniniche meridionali, l'Abruzzo meridionale, il Molise, qualche piovasco sparso anche in Sardegna, poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. Raggiungiamo il sud, molte nubi con piogge, qualche temporale su coste tirreniche di Campania e Calabria, nuvoloso anche sugli Appennini e sulla Puglia. Su queste zone sono previste precipitazioni generalmente deboli ma con possibili temporali sui monti, piogge anche sulle coste settentrionali della Sicilia. I venti soffiano moderati di maestrale su gran parte dei nostri bacini. Temperature previste di notte, non avremo particolari variazioni con valori che saranno, abbiamo visto, compresi tra i 12 e i 21 gradi. Durante il giorno ci attendiamo invece 23 e 27 gradi al nord, 22 e 29 gradi al centro e al sud. Carissimi, l'aggiornamento termina qui. Nuovo intenso peggioramento al nord con temporali e possibili nubifragi. Estate, dove sei? Arrivederci da ilmeteo.it. Bentrovati con l'almanacco di Barbanera dal 1762. Mercoledì 11 luglio si festeggia San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa. Il nome deriva da Benedictus, participio passato del verbo latino benedicere, cioè benedetto da Dio, ed era già diffuso tra le prime comunità cristiane. Oggi sta tornando in auge. Dice il proverbio: fortuna, fato e destino non valgono un quattrino. Sono nati l'11 luglio Giorgio Armani, Lino Banfi e Massimiliano Rosolino. L'11 luglio del 1899 a Torino viene fondata la casa automobilistica che ben presto diventerà il simbolo dell'industria italiana, la Fabbrica Italiana Automobili di Torino, meglio conosciuta come Fiat. Nel 1975 un'equipe di archeologi cinesi scopre un grande luogo di sepoltura contenente 6.000 statue di argille raffiguranti dei guerrieri che risalgono al 221 a.C. Infine, l'11 luglio del 1895, il commesso viaggiatore King Cap Gillette inventa il rasoio di sicurezza. Si trattava di una macchinetta provvista di lamette intercambiabili usa e getta, la cui sola estremità sporgeva dal rasoio per permettere la rasatura in tutta sicurezza. Franz Kafka detta: ci sono due peccati cardinali dai quali derivano tutti gli altri, impazienza e pigrizia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Venerdì 11 luglio. Ariete, l'umore non sarà al top a causa della luna storta, ma il partner premuroso è al vostro fianco per consolarvi di una piccola sconfitta professionale. Se le cose non girano come vorreste, fate il punto della situazione e riflettete sul da farsi. Toro, la luna vi sostiene con la sua razionalità, mentre Nettuno favorisce gli affetti, le amicizie e l'espressione artistica. Guadagni insperati, manifestazioni di amicizia o di amore inaspettate, decisioni che migliorano la qualità della vita. Gemelli, se avete progetti da realizzare, è il momento di farsi avanti. Complici Mercurio e Venere nel segno, le chance fortunate non mancheranno. Create le condizioni per passare rapidamente a una fase esecutiva, mostrandovi seri, responsabili e razionali. Cancro, Nettuno addolcisce i modi rudi della luna in Capricorno. La sensibilità di cui date prova intenerisce anche il partner più indomabile. Difficoltà di comunicazione con l'amato bene? Perché non dite che avete voglia di coccole? Leone, potreste trovarvi coinvolti in una diatriba o potrebbero arrivarvi all'orecchio dei pettegolezzi su un amico. Non giudicate affrettatamente. Giocate a carte scoperte e procedete con onestà e sincerità per disorientare eventuali avversari. Vergine, la luna in Capricorno è un toccasana in fatto di stabilità emotiva. In città come in vacanza, soli o in compagnia, siete soddisfatti e appagati. Svolgete ciò che vi compete nel modo migliore, senza lasciare niente al caso né all'improvvisazione. Bilancia, fra i molti pianeti che tifano spudoratamente per voi, la luna in Capricorno è una nota stonata, un freno, un richiamo al dovere, che barba!
il super lavoro, l'afa o la luna di traverso. Fatto sta che rispondete picche a ogni tentativo di avvicinamento. Scorpione, chiudete la settimana lavorativa in attivo, con tutti i vostri progetti già ben organizzati e i vari compiti eseguiti alla perfezione. Cogliete un invito inatteso degli amici e concedetevi uno strappo alla regola o un divertente fuori programma. Sagittario, decisi a far prevalere le vostre idee, procederete con determinazione, poco propensi ad ascoltare il parere degli altri. Tensioni con gli amici. Per portare avanti un progetto ambizioso occorrerà concentrazione, ma non contate solo sulle vostre forze. Capricorno, la luna gioca in casa affiancata da Nettuno, il quale allenta il ferreo autocontrollo. Soddisfazioni, capacità di esprimere sentimenti ed emozioni, avvertirete una gran voglia di tenerezza e nessun timore di lasciarvi andare nel rapporto sentimentale. Acquario, Mercurio amico esige che non perdiate tempo. A giorni non sarete più così agili mentalmente e l'ingegno sarà meno brillante. In coppia e di casa la serenità, gli affetti sono al sicuro, per quanto fantastichiate incursioni fuori dal seminato. Pesci, sebbene Venere continui a osteggiarvi seminando incertezze in campo amoroso, con l'appoggio della Luna in Capricorno non vi date per vinti. Allontanata la malinconia, riceverete dalle amicizie l'affetto e la comprensione di cui avete bisogno.